Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Scusate le mie condizioni facciali, ma è domenica. Non posso dire è mattina perché sono le 11:10, cioè sì, è sempre mattina, però comunque è tardino. Comunque oggi video improvvisato perché non era in programma, però mi andava di farlo. Quindi ho detto, vabbè, dai, faccio un cosa mangio. Quindi vi porto con me, faccio vedere cosa mangio in questa giornata, dato che è l'ultimo giorno di questa settimana di scarico, perché sì, con il coach abbiamo deciso di fare una settimana di scarico, ovvero abbiamo ridotto volume e intensità di allenamento, dato che ero abbastanza stanca e cotta da questo comunque cut, perché sono diversi mesi che sono ormai in definizione, quindi la stanchezza si era accumulata e per questo abbiamo deciso di fare questa settimana di scarico prima dell'ultima settimana del programma, che sarà questa che inizierà domani. Quindi domani, da domani, ultima settimana dello scorso programma, cioè di questo programma che stavo facendo finora, fino a prima di questa settimana di scarico, e poi si partirà con il nuovo programma, quindi nuovo allenamento, forse nuovi macros, non lo so. Adesso da domani riprenderò con i vecchi macros, perché in questa settimana di scarico, dove appunto abbiamo ridotto gli allenamenti a tre, tre a settimana, raga, io ho mai fatti tre allenamenti a settimana, avevo anche i macros tutti uguali, cioè tutti i giorni avevo gli stessi macros, mentre prima avevo comunque giorni di scarica e ricarica, 3 giorni di scarica, uno di ricarica, eccetera, andando così avanti. E quindi in questa settimana di scarico invece ho avuto macros tutti uguali e più altini del solito, cioè non di tanto, però cioè la media alla fine era un pochino di più, sì, del solito comunque. Quindi volevo aggiornarmi, insomma, aggiornarvi su questa cosa, volevo fare questo video per parlarvi un po' di questo. Però adesso ho preparato la colazione, dato che sono le 11:12, direi di farla, perché eviterei di farla a mezzogiorno almeno, anche se tanto finirò, siamo lì. Comunque ho finito adesso di fare il mio cappu del cuore con il guasto cioccolato nocciola di Prozis e raga, la bellezza, ma poi mi viene stra bene. Cioè mi sta venendo stra bene, tra l'altro le mie nuove unghiette che dallo scorso video avete visto che mi si era rotta, stra belle, finalmente sono tornata dalla mia estetista di fiducia. E dicevo, questo è il cappu, ma raga, scherzetto, perché guardate un po', la schiumetta non c'entrava tutta e quindi c'è anche qui, quindi quando finirò quella la riaggiungerò. Cioè raga, è la vita. Se non avete provato questo cappuccino ancora, vi faccio vedere tra l'altro il latte, perché questo YouTube mi sa che, no, sì, ve l'ho fatto vedere, però ve lo faccio rivedere, che uso è questo qua, che monta da Dio, raga, è di mandorla e ovviamente da solo sa di poco, però ci dovete mettere il guasto cioccolato e nocciola di Prozis, che se ancora non l'avete preso, tra l'altro ci sono sul sito ancora gli sconti e di questo mese del Black Friday, quindi raga, io ne approfitterei. Comunque scusate le mie occhiaie, ma cioè, stamattina, poi il brufolo che mi è venuto, aiuto. Tra l'altro questo è il primo video che registro con il nuovo hotel, raga, quindi si vede anche meglio, quindi si vede meglio le mie occhiaie e il mio brufolo, bruttissimo. Comunque dopo, se ho voglia, mi do una sistematina, quindi a pranzo mi vedrete più decente. Comunque non vi ho fatto vedere ancora la colazione, oltre al mio cappuccino, ma stavo dicendo, stamattina ho fatto le crepe, le mie roll crepe, dopo una vita che non facevo, e raga, troppo belle. Adesso vi faccio vedere e poi mangio. Eccole qua, raga, bellissime. Qui il mio guasto, il mio cappo, lì il restante schiumetta. E le ho fatte gusto, popcorn caramellati e speculus. È la prima volta che provo le proteine al gusto speculus. E le ho mixate infatti a quelle popcorn caramellati perché sono una certezza, così almeno non roviniamo la colazione se non mi dovessero piacere proprio troppo. E poi burro di mandorle alle noci pecan caramellate, raga, che era una vita che non mangiavo perché l'avevo finito e questo qui l'ho ricomprato e l'ho aperto oggi. E poi crema proteica al caramello salato, questa qui l'ho presa all'Eurospin un po' di tempo fa, raga, è strabuona. Quindi ve la consiglio se la trovate. E nulla, mangiamo. Prima però prendo la mia integrazione. Tra l'altro questo video vuole essere anche un cosa mangio post sgarro. Perché che cavolo è? Perché ieri sono andata fuori con una mia amica, abbiamo mangiato la pizza, raga, strabuona. Abbiamo provato una pizzeria nuova che non avevo mai provato. Che sono andata a vedere su internet pizzerie migliori nei dintorni. Quindi abbiamo visto questa pizzeria e siamo andate. Stra approvata.
perché era pizza tipo napoletana. E quindi ieri ho fatto lo sgarro e voglio farvi vedere come oggi torno semplicemente alla mia solita alimentazione, senza restrizioni e nulla, raga. Quindi questo. Nel 2700 integratori. Cioè, raga, io innamorata. Cioè, come si fa a non amarlo? Cioè, io aiuto. È una droga, raga. La mia droghetta quotidiana. Se non l'avete ancora provato, raga, che state aspettando? Ho aggiunto anche la restante schemetta, raga. Cioè, la fine del mondo. Ovviamente qui a casa ho la macchinetta del caffè, quindi, cioè, non uso il caffè in il caffè solubile, come uso a Ferrara di solito. Ma il caffè normale è, raga, top. Adesso assaggiamo anche le mie crepine e roll crepe. Tra l'altro, non so se avete visto, ho preso la pietra per mettere le mie colazioncine. Guardate che bella, cioè troppo bella. L'ho presa tipo a Firenze quando tornavo, scorsa settimana quando sono tornata a casa, in un negozietto che mia mamma si è voluta fermare prima di tornare via. Era da strabellina. C'era anche quadrata, ma tonda, secondo me, meglio. Buone, raga. Si sente molto le proteine, quelle allo speculoos. Si sente la spezia, la cannella. Stra top. Secondo me abbinamento popcorn caramellati, cannella, speculoos. Top, raga. Da provare. Approvato. Si sente molto. Adoro. E mi piace. Ora puccerò dentro al cappu. Volo, raga, vi giuro comunque che non vedo l'ora di iniziare il nuovo programma. Infatti, non vedo l'ora di che sia questa settimana, che faccio l'ultima settimana del programma vecchio e di vedere cosa mi aspetta poi nella nuova. Poi, ovviamente, vi aggiornerò. Quindi, vi ricordo di seguirmi su Insta e anche su TikTok, che vi lascio qua. Ovviamente di iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti, perché e di lasciare un like, vi ricordo già da adesso, dato che non tutte le persone che guardano il video lasciano like, e per me, raga, è molto importante. Ricordatevi. Perché so che magari, cioè, poi alla fine a uno gli sfugge di mente, quindi voi lasciatelo prima, così almeno non vi scordate. Bene, raga, colazione fatta, adesso metto tutto in lavastoviglie, che devo dargli anche la via. Comunque vi volevo far vedere, dato che tipo in uno scorso video vi avevo fatto vedere la bilancia che avevo preso su Amazon, che è quella di precisione, che arriva però fino a 3 kg, quindi top, perché di solito quelle di precisione arrivano fino a 500 grammi, e invece quella fino a 3 kg. Vi avevo lasciato il link, solamente quella è terminata, e io la volevo prendere anche per casa mia qui, e l'ho presa un'altra, raga, che è questa qui, tra l'altro stracarina perché è pure rosa, che è uguale all'altra, solamente che si carica con la presa. Vi lascerò il link anche di questa in descrizione. E poi vi volevo far vedere il frullino, quello montalatte, con il quale monto il latte, che ho preso su Amazon, dato che mia mamma l'aveva preso dai cinesi, tipo a 3 euro, anzi 2,50 euro, ma non va, cioè praticamente è durato un giorno, poi è difettoso e non va. Qualche giorno dopo siamo andate in un altro negozio, un po' dove ci sono tutti i troiai. Troiai, sapete, ve l'avevo già spiegato in un video, vuol dire cose, cioè anche scarse, eccetera. Ne abbiamo preso un altro, quello lì proprio non partiva, quindi ho dovuto ordinarlo su Amazon e ho preso questo qua, che vi lascio anche di questo il link in descrizione, che è top e va. E dato che appunto la chiamava ha detto che avevo preso questo, sono andata sul sicuro perché non volevo prenderne un altro che non andava ulteriormente. Quindi nulla, adesso sistemo un po' e poi noi ci vediamo direttamente con il pranzo, penso, se non vi parlo dopo un pochino, prima del pranzo,
vi parlerò un po' oggi pomeriggio. Tra l'altro, vorrei fare tipo l'albero di Natale, perché oggi è il 19, raga, il 19 novembre. Io e mia mamma si fa sempre prima, cioè prima dell'8 dicembre, perché cioè, vogliamo che duri di più e poi fa un'atmosfera strabella, secondo noi, tipo tutte le lucine, eccetera. Solamente che oggi mia mamma lavora, quindi non so se quando tornerà avrà voglia di farlo, però io ci proverò a dirgli di farlo oggi. Quindi in caso faremo anche l'albero in questo vlog. Non lo so, però non vi prometto niente perché devo ancora dirlo a mia mamma. Niente, non vedo l'ora, raga. Cioè, mi piace troppo l'atmosfera natalizia. Cioè, ma ci rendiamo conto che tra poco è Natale? Cioè, io non ci credo. Comunque, niente. Metto a posto che lì c'è tutto il lambradam. Skincare fatta, mi sono anche messa il mascara, oggi solo mascara. E nulla, questo brufolo, raga, un po' così, ma lo accettiamo. Mi raga, come vi ho detto, ho fatto la skincare, mi sono un attimo truccata, ovvero ho messo mascara e basta. E adesso prepariamo il pranzo, perché sono praticamente le 2, manca 5 minuti, non so cosa mi urta. E oggi ho deciso di fare per pranzo, siccome ero indecisa se fare patate dolci o riso, farò un pochino di ognuno, un pochino di riso, penso, e la patata dolce, quindi top. Adesso mi metto a fare tutto, penso che farò di verdura, zucchine, perché ce l'ho, e magari, boh, vediamo, pomodorini. Ora vedo, tanto dopo vedrete il tutto pronto. Comunque, vi volevo dire che sono in fissa con... Cioè, mia mamma ha comprato tipo la cassa. Quindi la mattina metto sempre la musica, tipo a 2000. Ovviamente con il Bluetooth, quindi ora è stoppata. E poi vi volevo dire che sono in fissa con Holden. Non so se guardate Amici, ma raga, cioè... Se guardate Amici, fatemi sapere il vostro prefe nei commenti. Vi aspetto. E tra l'altro, oggi c'è Amici, tra 5 minuti, però penso che non lo guarderò ora. Ma lo recupero poi stasera, quindi come sempre, nulla, basta. Adesso preparo il pranzo, tra l'altro tra 3 minuti, perché ora sono le 1:57, esce anche il nuovo video, perché oggi è domenica, quindi giornata di uscita video, quindi adoro. Ho fatto le zucchine in friggi e vabbè il tacchino e anche un pezzetto di pollo perché non mi bastava. Poi la mia patata dolce e adesso levo le zucchine però finisco di fare la patata, la apro in due come sempre. Le zucchine vengono un po' così però vabbè, oggi non avevo voglia di cuocerle insieme al riso quindi ho fatte un po' così. Poi aggiungerò penso pomodorini. Ed eccoci con il pranzo pronto, finalmente mangio. Sono le 2:36, raga. Ovviamente aggiungiamo la cannellina sul risotto e sul tacchino, perché sì. Alla fine sì, ho fatto sia riso che una patata dolce. Ne ho approfittato che domani torno in scarica e oggi ho carbo un pochino più alti, quindi niente, ho approfittato per fare entrambe, poi zucchine e pomodorini ho fatto. Poi ieri ho fatto la zucca a pranzo, evento più unico che raro, perché siccome a cena poi ho sgarrato con la pizza, quindi non potevo non mangiare la zucca. E l'avevo lasciata un pezzetto nella friggitrice, me ne sono accorta prima, infatti c'ho un pezzetto di zucca, raga. Adoro. Adesso vi faccio vedere per bene il piatto. Eccolo qua, raga. Stra carino, colorato, adoro troppo. E adesso lo mangiamo. Prima di iniziare però volevo parlarmi un attimo, dato che appunto vi ho detto che questa settimana abbiamo fatto questo scarico. Volevo dirvi, dato che mi avete chiesto anche su Insta, ma cos'è lo scarico? Lo scarico è praticamente una settimana dove tu vai a ridurre, puoi ridurre sia il volume oppure anche l'intensità, insomma dipende o entrambe, dell'allenamento e si fa in genere quando sei parecchio stanca, hai accumulato parecchia stanchezza, sei arrivata in overreaching, ovvero sovraccarico di allenamento. Questo non è, cioè penso che non sia stato il mio caso, ma semplicemente avevo una stanchezza data dal come una dieta prolungata, perché è da molto che sono in deficit, quindi la stanchezza ovviamente si è accumulata. Niente. Questo, quindi con il coach abbiamo deciso di fare questa settimana di scarico. Volevo un attimo spiegarvi questa cosa e adesso mangio però perché ho fame. Buon app, raga. Buon app anche a voi se state mangiando perché so che molte di voi guardano i miei video mentre mangiano, quindi buon app anche a voi.
Rieccomi, sono le 4:30 e è tornata la mamma da lavoro, mamma Fabi. E adesso faremo l'albero, quindi dovrò andare sopra, perché è sopra, e dovrò andarlo a prendere. Tra l'altro non vi ho fatto vedere mai il soppalco qua che ho. E quindi adesso vi porto con me a prendere l'albero. Vediamo, vabbè, qui ci sono tutti i panni, raga. Tralasciamo. Tra l'altro qui hanno aperto la finestra, perché c'è la finestrina. E chiudiamola perché entra tutto il freddo e non so chi l'ha aperta. Comunque, niente, guardiamo dov'è quest'albero. Eccolo là, raga, nella scatola là. Poi qui c'è un lettino e poi c'è anche lo specchio. Tra l'altro io e mio fratello lì piccolini. Cioè, che carini, raga. Ora vi faccio vedere per bene. Cioè, raga, quanto eravamo facciosi, troppo carini. Tra l'altro, raga, qua ho anche tipo i dischi, tutti i dischi che avevo. Tipo là c'è un bilanciere, perché dovete sapere che in quarantena io e mia mamma abbiamo preso un botto di roba. Cioè, ho tipo un bilanciere da 20, quello lì che è da 10, mi sembra. Da 12, non mi ricordo adesso. Poi un botto di dischi. Poi vabbè, ho anche i manubri componibili che erano di mio fratello. C'è un sacco di roba. Qui il cuscinetto di Sidea. Cioè, tutto disidea, tipo. No, vabbè. Ah, aiuto. Vabbè, adesso prendo l'albero che non so come farò a portarlo giù, ma qualcuno mi deve aiutare perché io è più grosso di me. Cioè, ora non sembra, raga, ma l'albero è gigante, tipo è alto quasi 2 metri, tipo. E casco dalle scale se lo prendo da sola. Cioè, qualcuno mi deve aiutare. Raga, è gigantomane. Mamma, aiutami. Ah, tra l'altro, ho altri 2 pesetti. Prenderò i pezzi e li passerò a mia mamma perché sennò non ce la facciamo. Poi quello per farlo stare, che lo rivestiremo con questo. E poi ci sono le lucine, tipo. Brava, ce l'abbiamo fatta. Adesso bisogna assemblarlo. Mamma ha assemblato l'albero e adesso c'è da aprirlo e mettere lucine, poi palline e tutto. Comunque, per farvi capire quanto è alto, raga, cioè. È piccolissimo. Vabbè, io sono bassa, però comunque è alto. Intanto è la canzone di Natale. Guardate che bello. Adesso poi devo andare a prendere, dobbiamo prendere le palline che non so dove sono. Dove sono? Sopra, sempre. Sono sempre sopra. E strabello, raga. Tra l'altro c'è pure il tramonto ora. Raga, guardate fuori intanto. Cioè, adoro. L'albero è così, si è praticamente quasi fatto perché in realtà non è finito perché mamma voleva cambiare quest'anno perché di solito si fa sempre bianco e oro, appunto. E abbiamo altre decorazioni oro, a parte che si è rotta una pallina. Quindi è un pochino vuotino perché voleva prendere delle decorazioni rosse per cambiare quest'anno che non si è mai fatto con il rosso. Di solito si faceva sempre oro, poi tipo da qualche anno era oro e bianco e ora voleva aggiungere il rosso, quindi vedremo poi, quindi poi ve lo farò vedere mani in mano. Adesso sono le 6:25, tipo io sto guardando tennis, che c'è coso, che ha vinto, eccetera. Io preparerò ora il prenanna, perché almeno poi dopo recuperiamo amici, e quindi ora preparo il prenanna, e poi dopo la cena, vedrete anche. Per prenanna stasera farò il frozen, però non come sempre, perché lo farò un po' diverso. Cioè, la ricetta è sempre quella, solamente il topping sopra, non sarà la cremina cacao, ma
cioccolato fondente fuso che poi diventerà crocchi, poi quindi dopo lo vedrete. Bene, raga, ho fatto uno strato di yogurt, uno strato di porridge, ho fatto un altro strato di yogurt. Ora metto il restante strato di porridge, poi ci fondo il cioccolato e poi metto in frigo che si solidificherà. Per essere messo in frigo, poi lo vedrete dopo nel momento del pranzo toppato. L'alberello, raga, cioè, strabello, la mietta mia. Ok, è entrato, raga, la zucchetta. La partita di tennis è finita, peccato che ha perso. Adesso abbiamo messo amici. Nel frattempo io preparo la cena, finisco di preparare e recuperiamo la puntata di oggi di amici. Ah, però vi volevo far vedere come faccio i roll di albume, dato che me lo chiedete sempre. Ma ragazzi, è una cosa più semplice del mondo. Praticamente prendete padellina antiaderente, ma basta un pochino. Padellina antiaderente, se non è abbastanza antiaderente la ungete con un tovagliolo. Bagnate il tovagliolo con un pochino di olio, la ungete. E poi versate l'albume e una volta rappreso lo girate. Adesso vi faccio vedere poi. E come vedete, una volta che si è rappreso, semplicemente lo girate. Se avete una spatolina meglio che non rigate la padella, però io cerco di non toccarla con in basso. E raga, arrotolate e impiattate. La cosa più semplice del mondo. La cena della domenica sapete già che non può non essere questa, raga. Ovviamente cannellina con l'alberello. Amici, abbiamo finito di vederlo. Raga, guardate la bellezza dell'albero. Io mi sono già fatta la skincare, ho appena finito di farmela. Adesso mi sa che mi metterò a preparare la colazione per domani, dato che mi sa che andrò ad allenarmi la mattina. Ancora non l'ho preparata perché pensavo di andare il pomeriggio, però alla fine mia mamma domani non va a lavoro, non me lo ricordavo. Quindi posso andare la mattina. E quindi adesso mi preparerò la colazione e poi dopo farò il prenanna, quindi dopo vedrete il prenanna. Però nel frattempo vi saluto, vi ringrazio se siete arrivati fino a qui. Spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un like, un commento, di iscrivervi al canale ovviamente se ancora non siete iscritti e di seguirmi sugli altri social che vi lascio qua. Quindi nulla raga, un bacio e ci vediamo al prossimo video.